dopo aver avuto già l'onore di festeggiare il 90° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Caselle, oggi ho la gioia di accogliere e salutare tutti gli amici alpini in occasione del loro 95° anniversario. È per me una grande gioia dare questo benvenuto agli alpini innanzitutto di Caselle, ma anche tutti quelli che verranno a trovarci in questi 2 giorni di festa. Che festa sarà? Sarà esattamente ciò che ci aspettiamo dagli alpini, cioè una festa dell'amicizia, dove i valori di fondo saranno quelli del ritrovarsi, dello stare insieme, dell'abbracciarsi. Infatti anche il logo proprio di questi festeggiamenti del 95° anniversario, il logo è proprio quello di un abbraccio che ben identifica i valori degli alpini, che hanno sempre, da sempre incarnato, da sempre portato all'interno della nostra comunità e in tutte le comunità nelle quali sono presenti. Sarà una festa degli alpini, ma voglio aggiungere, sarà una festa soprattutto con gli alpini e una festa per gli alpini. 95 anni non si improvvisano, sono 95 anni di impegno, di presenza. Io amo dire che il cappello degli alpini, le loro divise, le loro maglie sono intrise di storia e di valori. La storia del nostro paese, delle nostre comunità e di valori che sono appunto quelli della fratellanza e dell'aiuto reciproco, del sostegno. Quindi benvenuti alpini, buona festa, buon compleanno e buon 95° compleanno. In questi 2 favolosi giorni con i nostri alpini e tutti gli amici alpini che arrivano da ogni parte d'Italia per festeggiare il 95° del nostro gruppo, un gruppo alpini che comunque da sempre è al fianco di tutti i cittadini, presenti in ogni momento ci sia di loro bisogno, sempre disponibili per la comunità. Sono veramente contento che tutto il mondo delle associazioni, dei semplici cittadini abbia abbracciato i nostri alpini in questa giornata importante. Tra tutte le varie iniziative segnalo quello della Libera Associazione Commercianti Artigiani, che ha donato agli alpini una serata con la fanfara, la nostra fanfara di Torino, la più vecchia d'Italia, proprio per dimostrare loro gratitudine, in quanto in ogni evento, in ogni momento delle loro attività, gli alpini hanno sempre risposto presente. Fiero di far parte di questo gruppo di festeggiamenti e di far parte di una comunità che comunque, abbracciando gli alpini, si è ancora una volta stretta intorno al nome, al simbolo di Caselle, per dare immagine e una bella visibilità alla nostra città. Giuseppe Baietto, capogruppo degli Alpini di Caselle, 95 anni. Una bella età, siete uno dei gruppi più longevi della zona e anche forse della sezione di Torino. No, della sezione di Torino no, perché siamo in 7 che compiamo 95 anni quest'anno. Certamente è un bel traguardo. Per noi di Caselle vuol dire essere uno dei delle prime della classe della sezione di Torino, per cui penso che sia un orgoglio per tutti noi e speriamo che diciamo che la festa è stata organizzata nei migliori dei modi. Più che alla domenica, noi ci teniamo al sabato sera, perché il sabato è il clou della
della nostra festa, di quello che riusciremo a fare un po' diversamente dal solito, per cui è una cosa che ci riempie d'orgoglio quello, anche perché è stata ideata da dei ragazzi, per cui è un po' il nostro fiore all'occhiello quello di avere questi giovani che hanno voglia di fare. Sempre nell'ambito di questo 95esimo, nella giornata di domenica voi avete la Montenero e avete la Filarmonica di Caselle. Sono due realtà bandistiche, una bandistica e una è la fanfara sezionale, di cui voi avete molto orgoglio di questa cosa. Sì, beh, siamo orgogliosi di avere anche la fanfara Montenero, perché non è che generalmente va solo ai decennali. Noi l'abbiamo richiesta, ha voluto venire sia il sabato sera, perché è stata richiesta ed è stata chiamata anche dai commercianti, e invece per noi alla domenica l'abbiamo richiesta noi. Sicuramente è una bella cosa averla, perché fa sempre effetto avere la fanfara Montenero. In più dobbiamo anche dire che abbiamo la nostra banda musicale, la Novella, che quest'anno ci è stata data in supporto dal comune di Caselle. Tu sei capogruppo da oramai lontano 2009, un percorso molto importante per tutto quello che riguarda quello che avete fatto in questi anni. Cosa vuol dire essere il capogruppo di questa sezione? Allora, il capogruppo di questa sezione in questo momento ti direi subito che è un gran rompimento di scatole, però no, è una cosa bella, perché se tutti si danno da fare, purtroppo da fare sono sempre quei pochi, e questo è un po' il cruccio di noi, perché purtroppo stiamo sempre chiamando le solite persone, per cui finché si può va bene, però dovremmo avere anche un po' di ricambio. Però dobbiamo dire che effettivamente fa anche piacere, perché vedendo gli altri gruppi come sono strutturati, noi possiamo già ritenerci fortunati. Quanti soci conta Caselle? Attualmente conta 140 soci alpini e circa una sessantina di aggregati. Bene, una buona festa a tutti quanti e un augurio agli alpini di Caselle per altri 95 anni di ricchezza e felicità. Va bene, speriamo che i 95 prossimi le farà qualcun altro, noi non so se ci arriviamo, però va bene, non mettiamo mai limiti. Grazie.